Il gabinetto di lettura inizia la propria vita nel 1847. L'orologio che vedete alle mie spalle, credo che segni le 6, è fermo oramai dall'Unità d'Italia, però è un dono che ci è stato fatto dall'ultimo rappresentante dell'impero austro-ungarico, che nel 1866 dovette fare le valigie e tornarsene a Vienna. Ci lasciò questo meraviglioso orologio ancora funzionante con le fasi lunari. Oggi proponiamo un viaggio in quel metaverso esistenziale della conoscenza chiamata storia per osservare da un'altra prospettiva il tempo presente, consapevoli dei valori distintivi dell'umanità a cui apparteniamo. Può essere definito come archivio, biblioteca o museo, ma in realtà il gabinetto di lettura di Este è un circolo letterario miracolosamente sopravvissuto alle controverse vicende sociopolitiche di quasi due secoli, mantenendo intatta la sua vocazione originale alla divulgazione scientifica. La sacralità di questo luogo, dovuta alla nobile finalità di conservazione della memoria a cui è dedicato, attraverso lo studio di reperti originali e autentici, consente di sperimentare il superamento delle limitazioni temporali ed esplorare lo spazio emozionale di ogni singola coscienza senza limitarsi al solo esercizio della mente. Inoltre, l'attività culturale in esso sviluppata evidenzia una chiara propensione sociale esemplare in funzione di auspicabili progetti di valorizzazione dell'immenso patrimonio artistico ovunque presente nel territorio italiano, perché soprattutto i musei, in futuro, per giustificare la loro presenza, dovranno comunicare vita. Lo statuto del gabinetto di lettura è stato approvato, quello attuale, nel 1987 e recita testualmente che il compito, quindi sarebbe la mission si dice adesso, però il compito del gabinetto di lettura è quello di ampliare, di valorizzare e di conservare la biblioteca con particolare riguardo alla raccolta estense. Oltre a questa funzione precipua e specifica del gabinetto di lettura, c'è anche la gestione del patrimonio e la realizzazione, l'utilizzazione da parte dei soci dei locali del gabinetto di lettura. Per cui da sempre, dal 1847, esistono due anime, due facce della stessa medaglia del gabinetto di lettura. Una più strettamente culturale, legata alla biblioteca e ai compiti, obblighi statutari sanciti nello statuto, e un'altra invece nel compito intrattenitivo e della fruizione delle sale. Da sempre, fin dal 1847, gli statuti anche precedenti, quindi quello austro-ungarico, quello del Regno d'Italia, quello fascista e i successivi, prevedono anche che per un certo numero di manifestazioni riservate ai poveri ci sia anche un certo numero di manifestazioni che siano aperte a tutta la cittadinanza. Al momento attuale e da anni oramai tutte quante quelle che vengono definite delle manifestazioni culturali, che possono essere presentazioni di libri e conferenze che vengono fatte, Covid permettendo, ogni mercoledì, per esempio, oltre a quelle con regolarità, ogni mercoledì pomeriggio e spesso anche nei fine settimana, fra venerdì e sabato, ecco, tutte le manifestazioni culturali sono aperte alla cittadinanza. Siamo in uno dei locali della nostra umanamente sterminata biblioteca. In questo locale ci sono circa almeno 4.000 volumi. Le immagini che vi passeranno successivamente, e che sono tratte da dei libri abbastanza grandi, voluminosi, che sono qua presenti, sono delle immagini tratte da un libro di favole del 1755, le favole illustrate di La Fontaine, e da un libro di Palladio, ritrattato da Vincenzo Scamozzi,
Vincenzo Bertotti Scamozzi, sempre del Settecento, molto molto pregevole per le stampe che contiene. Questi libri sono dei libri che abbiamo, non manca nessuna pagina, sono integralmente conservati, splendidamente conservati anche. Ecco, la presentazione di questi libri e il confronto con altri libri sempre della nostra biblioteca consente a tutti quanti gli utenti dei nostri servizi di farsi un'idea di quelle che sono le nostre radici, perché al di là dei libri di interesse generale nazionale, che possono essere libri di medicina, di architettura, di ingegneria e di diritto, abbiamo moltissimi libri che riguardano Este. Proprio le pubblicazioni che riguardano Este vanno dalle primissime pubblicazioni, sto parlando di Incunaboli del 1400 di Geronimo Testino, fino ai ritagli di giornale dell'altro ieri che parlano della cronaca su Este dell'altro ieri. Questa è la nostra missione principale. Questo è un libro del quale vado orgoglioso, pensa che è un manoscritto del 1630-32 e che parla della peste manzoniana a Este. Questa è una sovracopertina ottocentesca messa dall'archivista del gabinetto di lettura e questo è l'originale, ecco, è un quaderno. Adesso vado ad aprirlo per mostrarlo ed è un manoscritto. Sono 20 pagine scarse, 18 credo. Io adesso le sfoglio così e sono sostanzialmente scritte in un italiano / veneziano, un pochettino di difficilissima interpretazione, eccolo qua. Credo che si veda bene dove il pennino è appena stato intinto e bagnato, dopo perde un po' di colore, ma è bellissimo da sfogliare. E questo è stato totalmente trascritto integralmente nel 2019 dai ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro. Ancora fra le attività del gabinetto di lettura ci sono delle attività concertistiche che sono molto molto frequenti qui al gabinetto di lettura. Mi viene da sorridere perché abbiamo la struttura stessa del gabinetto di lettura fu modificata intorno al 1880 proprio per migliorare la resa acustica di alcuni ambienti, migliorarla a tal punto che alcuni musicisti ci hanno chiesto, hanno utilizzato le nostre sale per fare delle incisioni. Il maestro Loreggian con il suo clavicembalo mi viene in mente, però anche altri. Ecco, l'attività, un tempo si chiamavano accademie musicali, adesso si chiamano concerti, sono delle manifestazioni molto molto apprezzate e sempre, quasi sempre queste qua sono aperte al pubblico. Perché dico quasi sempre? Perché ci sono alcune manifestazioni sempre a livello nazionale, in particolare per gli amanti della lirica, che fanno il tutto esaurito solamente con i membri del gabinetto di lettura. Ecco, in questo caso sarebbe brutto fare venire, invitare, illudere delle persone e dopo dover chiudere loro la porta in faccia per motivi di sicurezza, perché non si possono ospitare più di 100 persone. I titoli presenti in internet sono almeno 35.000, direi, questo devo fare necessariamente una stima, però i volumi presenti sono secondo me almeno il doppio, perché sotto molti titoli in realtà si celano molti numerosi tomi, numerosi volumi. Mi viene in mente l'Enciclopedia Treccani oppure la Opera Omnia delle iscrizioni latine di Teodoro Mommsen, che fu un nostro socio e gli venne conferito il premio Nobel per la letteratura nel 1902. E abbiamo molte opere sue, oltre che a documenti che testimoniano la sua presenza qua a Este, in particolare al gabinetto di lettura. Il nostro gabinetto di lettura ha delle radici molto antiche, perché
ha festeggiato quest'anno, ripeto, i 175 anni, ma ha di fronte a sé un avvenire altrettanto prospero, a mio modo di vedere. Dobbiamo semplicemente farlo conoscere, perché la qualità dell'ospitalità che si può avere nelle nostre sale è indubbiamente di primo livello, e la nobiltà del suo statuto, della mission che ha, è talmente accattivante, intrigante, che semplicemente facendoci conoscere un pochettino di più potremmo assicurarci un futuro anche migliore di quello che c'è adesso. Siamo di fronte ad un invecchiamento progressivo della popolazione, però abbiamo una mole talmente grande di documenti e di attività anche presenti attualmente, che indubbiamente non può altro che favorire le aspettative per un futuro molto prospero. L'idea, la grossa sfida attualmente è quella di superare questo cambio generazionale, passare da una politica diciamo così più autoreferenziale ad una politica maggiormente espansiva verso l'esterno, ed è una cosa che abbiamo abbracciato da numerosi mesi, Covid permettendo, però ci sta incoraggiando molto. Sostanzialmente, aprendoci e facendoci conoscere, stanno arrivando delle richieste di associazione anche incoraggianti da un punto di vista numerico.